Ma dove c'è? Sta aspettando da più di sei minuti di ritardo stiamo facendo. È vero. L'abbiamo pescato, lo peschiamo direttamente dall'analyst desk di PG Esports, per favore. L'abbiamo fatto soffrire. Ha passato gli ultimi 10 minuti a sistemarsi il ciuffo. Stai bene, Walker, non ti preoccupare. Io adoro la regia di... Sta molto bene, sta molto bene. Si vede, eccolo! Eccomi qua, eccomi qui, col mio taccuino. Buon dia a tutti quanti, piacere essere qui. Piacere anche per noi, benvenuto. Buonasera. Adesso possiamo tirare fuori grandi sì, grandi ma. Come stai, Walker? Sto bene, è un gran bel periodo per me, al di là di tutto quello che voi dovete passare da emotivamente coinvolti con ognuna delle squadre. Io sono molto contento di star castando ogni singolo giorno della mia settimana e sto divertendomi tantissimo. È la mia prima esperienza al PG Nuts, avevo fatto qualche ospitatina, qualche analyst desk al fianco di Noodles o al posto di Noodles quando aveva impegni con il team l'anno scorso. Quest'anno posto fisso e devo dire... mi sto molto divertendo. Posto fisso. No. Quanto è bello posto fisso. Ha proprio citato quella frase. L'ha proprio detta. Ha proprio detto posto fisso. Il posto fisso, Walker. Il posto fisso, assolutamente sì. C'ho il posto fisso. È importante anche che culo. Già. Aiuta sicuramente. Senti, visto che di LCK a questo punto ne parliamo dopo, perché a questo punto stavamo parlando del PG National, si direi che possiamo parlare di Elden Ring, quindi. Vai! Ma come? No! Allora, visto perché secondo te stai prendendo tutto 10? E perché Miyazaki è bravo quasi quanto... Basta, sto scherzando! Allora, se volete la mia, cioè, io ho guardato un po' di stream, non ci ho giocato... io non voglio sapere niente, Teogemo! Io ho guardato un po' di stream... Io non voglio sapere niente! Mannaggia, chi so io? Che guardate, posso... levati le cuffie allora. Non puoi sentire. Però, sinceramente, cioè, bella grafica, per carità. Ma non è che abbia visto il giocone della vita, che come è stato nominato. Boh, sarà che non è un tipo di gioco che piace a me, però. È quello, so. È quello. È per forza quello. Sì, siamo in due, Francesco. Comunque, non ti preoccupare. Non è il tipo di gioco che piace a me, però. Però quello, necessariamente quello. Perché vederlo dall'esterno non ho visto chissà che cosa. A parte la grafica, sicuramente. Ma è un po' il problema dei Souls, quello. È un po' il problema. Sì. Oltre al fatto che ti servono 4 joystick. Avanti, parliamone. Che non sono forse incredibili da vivere attraverso uno streaming o dei video, ma giocati è tutto un altro grado di immersione. Può essere quello. Poi è molto meccanico il giochino, poi al lato pratico, quindi è quello che gasa molto il giocatore. Ah, quindi comunque, servono le mani, porca. Un pochino di manine, sì. Allora niente, ce la posso fare mai per mai. Già c'è Horizon per noi, non ti preoccupare, è molto più carino Horizon. Ma tanto non ce l'ho il tempo di giocare ai videogiochi, quindi. Troppo bello. Tu hai deciso di trattare i videogiochi con una famiglia reale, sei una vergogna. Infatti, sono vecchio per queste cose, avrei dovuto farle 20 anni fa. Va bene, andiamo avanti. Walcott, allora, parliamo di PG Nationals. Prima di andare nello specifico, voglio chiederti proprio come lo stai vedendo questo campionato. Allora, ero arrivato al PG Nuts con un pochino di dubbi e di paure addirittura, perché la mia esperienza col caso è stata molto strana. Ho cominciato a castare League con LCK, quindi tutto quello che veniva dopo era un po' un riadattamento, un po' all'involuzione, ma non me ne voglia nessuno, ma anche soltanto quando durante la primavera del 2021 sono passato da LCK a EU Master, già quello è stato un bell'urto, perché da poter commentare qualsiasi giocata dando per scontato di dovermi io fare dello studio, di dover trovare quello che non stavo comprendendo perché di fondo c'era del giusto, cosa che poi ho imparato a fare anche con LCK, non è proprio tutta quanta la verità, quando ti approccio a un livello come EU Master o come una RL inizi a dover avere anche un po' di balls di contestare alcune scelte, di sottolineare alcuni errori, di andare a cercare un po' il cavillo, il pelo nell'uovo. E mi aspettavo di doverlo fare molto col PG Nuts, dovermi molto confrontare con altri coach, dovermi consultare tanto. Diciamo che lei si può avere un po' di timore reverenziale nel fare le proprie take, perché potrei non aver capito qualcosa di pazzesco che non si vede. Esatto. Al PG National sono le varie IRL, diciamo, invece ti puoi permettere di fare. Puoi permetterti di dirti che qualcuno è intato, Walker, senza problemi. E ti dirò,
più si casta, più si fa il palato, lo si può dire tranquillamente anche di LCK, assolutamente. Quindi anche quella è una cosa che ti togli, ti svezzi da caster, ti svezzi da analyst, e lo puoi arrivare a dire veramente di qualsiasi partita, quasi sempre. Nel caso del PG Nuts, però, devo dire l'impatto è stato molto più positivo, e soprattutto a inizio stagione sono convinto che il livello portato dalle squadre fosse, se vogliamo, anche molto più alto. Forse c'era quell'intensità che è andata un pochino scemando col polarizzarsi della classifica, ecco. E vi dirò, tuttora sono convinto che probabilmente il gioco giocato delle primissime settimane di PG Nuts è stato migliore da parte di quasi tutte quante le squadre. Chi ti ha deluso? Gli atleta no. Sono andati in crescendo, glielo concediamo. Anche se però ma hai notato una cosa, Vischio, quando invitiamo qualcuno ci lecca sempre il culo. Ma non è vero. Avete una gran squadra. Io in particolare poi sono grandissimo fan di Gabbo, lui lo sa. Ah, pensiamo di atleta. Di Gabbo, che team ti ha deluso, Wildcat? Che team mi ha deluso con l'avanzare del campionato? Sì, allora, non vai a dire Samsung però, te lo dico già da mo'. Guarda, no, Samsung ero partito abbastanza con le idee chiare su quello che si vede Rift. Quello che ha avuto un'involuzione più evidente nell'arco della stagione sono stati sicuramente gli Esports Empire, sono stati i GG Esports che si sono risollevati, ma che mi avevano fatto credere di poter mantenere quel livello dopo la prima week, e in un certo senso anche i Cyberground, che però sono stati un po' buttati nel frullatore per quanto riguarda il roster e quant'altro. Però queste sono le tre squadre che potevano mantenere un livello migliore e avere una classifica messa meglio. Okay, anche gli Axolot, se vogliamo, però è un po'... quello è stato un percorso che io ho definito anche sfortunato, perché molte partite sono arrivate... Questa miracle run degli Axolot? Come? Ci credi in questa miracle run degli Axolot adesso? Non lo so, il calendario dice di sì, perché hanno Morningstar e hanno GG Esports. Però i GG sono messi, i GG mi stanno facendo veramente sognare, stanno tirando fuori un league che a me piace tantissimo, Taba, la botlane dei GG Esports in questo momento è molto molto pericolosa, sì. E soprattutto hanno messo a posto uno dei più grossi problemi che avevano nella mid season, che erano le draft e i piani di gioco. Avevano iniziato a draftare attorno a settimana 4, ci scherzavamo all'analyst dicendo con la mano sopra la draft nemica, avevano i loro 5 pick da voler fare a tutti i costi, se gli avversari avevano un minimo di duttilità, un minimo di versatilità, li fregavano e non si iniziava nemmeno a giocare il game, perché la draft era doomed. Vero. Però gli è passato, proprio... sì, perché poi si è visto chiaramente, GG Esports hanno avuto un buon inizio, poi sono calati improvvisamente un po' come i Cyberground, e poi entrambe si sono un attimo riprese. Poi la situazione adesso è leggermente differente fra le due, però concordo sul fatto che probabilmente quelli che hanno avuto l'involuzione peggiore o l'involuzione principale sono stati gli Sport Empire, anche se forse, come mi ha insegnato il buon Noodles, in questo caso non bisognerebbe forse parlare di involuzione, ma diciamo che erano la squadra meno conosciuta, forse meno studiata, che c'erano meno possibilità di studiarla, e quindi magari inizialmente, o magari quelli che banalmente avevano capito il meta per primi, perché magari avevano già delle loro idee, delle cose, sono partiti forte, poi le altre squadre si sono adeguate e sono stati loro i primi a subirlo in questo. Allora, sicuramente hanno molto sofferto dell'effetto magico, no? Dell'iniziare a bannare l'Enchanter da botlane, che era un po' il cavallo di battaglia di Sandalas e Paradox, questo sicuramente. Ma venuta meno quella possibilità di giocare quella botlane, sì, hanno subito tanto. Poi ci sono stati anche degli esperimenti di King of Evils nel mezzo, che però reputo un male necessario per la squadra, perché bisognava anche iniziare a capire quanto potessero permettersi di deviare da quel loro avvio di stagione con l'Enchanter in botlane, con grandissime responsabilità date alla giungla di Tushi. Parliamoci chiaro, anche lì non era uno schema che tutte le squadre potevano proporre, erano una delle poche squadre che effettivamente giocava al carry jungler già a inizio stagione, quindi un po' venute meno per i ban in draft, vuoi perché le squadre iniziavano a concedergli quei pick e poi a counterarglieli, hanno dovuto un po' provare e lì hanno un po' sanguinato, hanno lasciato qualche punticino per strada. Però tutto sommato stiamo comunque parlando di una squadra che nella stagione del debutto
è in quarta posizione, esatto, in zona playoff. Quindi comunque sia parliamo di una squadra che da un 9.5 sorprendente visibilio per il pubblico è passata a essere in una ottima posizione comunque. Quindi per quanto si possa parlare di involuzione, quella forse più grave appunto ritengo che sia ancora quella subita da GG Esports e da Cyberground. Però per una c'è una mano un po' del coach che ha fatto degli esperimenti, forse andavano fatti, parlo di GG Esports. Per l'altra, esigenze di roster che sono venute fuori, e ho sentito naturalmente cosa avete detto dei Cyberground e sono assolutamente d'accordo. Forse Lotto sarebbe dovuto un pochino mordere il proiettile, come dicono in America, bite the bullet, tirare avanti e portare a casa questa regular, perché stava performando molto bene. Tra l'altro Lotto si è comparso nel mio All-Star Team come support nella settimana 4. Aveva 30 di KDA. Che non è poco. Infatti ripeto, cioè, se poi lui ha proprio tutta questa volontà di comunque andare a giocare, giustamente ci mancherebbe, nel suo ruolo naturale che è la giungla, va bene, ci mancherebbe, ma lo fai ritornando dai playoff. Cioè, anche perché in quel momento tu finisci la regular season, intanto ti assicuri una cosa, se va bene ti assicuri una cosa, poi ai playoff se ne riparla con tutto quello che c'hai da riparlare e hai il tempo per poterci arrivare. Senti, Wolcott, direi che possiamo passare all'LCK, perché altrimenti ogni volta facciamo tardi, non ne parliamo, lo snobbiamo. La domanda ovvia, classica. Comunicazione della regia, intanto, Andrea, ti ho mandato un messaggio su WhatsApp, poi appena puoi leggilo. Wolcott, come si battono i T1? Fammi leggere. Allora, io sono adirato con Upcomer, che è questo, questa rivista eSports, un eSports magazine, li conosco attraverso la loro pagina Twitter, in cui stanno pubblicando settimanalmente i loro power rankings mondiali. Esatto, che sono i migliori di sempre. Ma vedere la pagina mi piace il rischio di Upcomer? Sì, quella che stavo vedendo prima. Scusami, prego, guardatela pure. Sono settimane che per nessuna ragione i T1 sono al ridosso della top 5. Quando è la stessa identica squadra che ha perso 3-2 dagli EDG, che ha solamente cambiato un membro, è passato da un giocatore nel suo prime come Kanna a un giocatore che probabilmente eclisserà Kanna, visto la proiezione che ha Zeus. Vero. E non ha cambiato niente, non è cambiato altro, quindi è già una squadra da virtualmente top 2 mondiali, per quello che ne sappiamo, perché se vogliamo hanno dato battaglia i T1 molto meglio gli EDG di quanto non abbiano fatto i Damwon, quindi non vedo perché non annoverare i T1 come secondi, specialmente con i Damwon che perdono Khan, mica l'ultimo arrivato, quindi partono secondi, poi fanno 11-0 in regular e Upcomer li mette terzi, quarti, dietro a 4 squadre cinesi. Il problema dell'LPL è che hanno 18 squadre. Tu vedi le prime tre che sono sull'8-1 e dici, com'è conteso il livello di queste squadre? No, stanno stompando le stesse squadre tutte e tre. Potrebbero essere, se dovessero trovarsi l'una contro l'altra, 7-1, 6-2, 5-3. Invece le vedi... Allora, ricordiamo che nel PL non c'è il ritorno, quindi non è che dici... incontrano la stessa squadra due volte e quindi, come invece fanno i T1, quindi incontrano la stessa squadra due volte e possono essere realmente più forti di quella squadra. Nel PL questo non succede. Tra l'altro, è vero, questa è una cosa, al di là di quello, secondo me è proprio una questione di percezione delle rare volte che vedi le squadre forti affrontarsi tra di loro. E poi c'è questo innamoramento per il gioco tempo dell'LPL che ti dà l'impressione di assoluto controllo e dominanza. Ma c'è sempre l'altro lato della medaglia. Se si arriva a giocare un tempo play style, un'aggressione, con così tanto successo, è perché forse dall'altra parte c'è anche uno che si fa un po' cogliere alla sprovvista. Le volte in cui una partita viene snowballata in LCK si contano sulle dita di una mano. Oggi ne abbiamo avuto un esempio. Oggi c'è stata Gen.G contro Nongshim, che ho castato stamattina con Etrurian, e abbiamo avuto una delle rare partite snowballate in LCK dello split. 2-0 Gen.G, in 25 minuti a partita, eravamo a posto. Direi che a Khan è andata benissimo, no? A Khan ha dato una favola, alle seconde miglior stats da top laner in un team che sta 3-7, è il nuovo Chovy Khan praticamente, è andata molto bene, devo dire, sarà molto contento, io spero abbia strappato un bel assegno. Scusami, perché... questi Nongshim, Khan, Dredd, BDD, Ghost e Peter. Effort che... sulla carta, Peter più spesso sì. Che Effort. Esatto, ma che è successo? È successo secondo me che Ghost è successo di nuovo, è successo che una botlane con Ghost è successo. Io non so, io sono
non so cosa stia succedendo, non lo diranno. Anche perché Beryl è dall'altro lato, invece sta andando bene. Mamma mia, sta andando bene. Mamma mia, sta andando bene. Quindi sì, diciamo che tra l'altro, ecco, questa è una grande vendetta per Beryl, che è stato spesso messo in discussione quando appunto al ritorno da MSI i Damod sono cambiati e non sono mai tornati come prima. E è vero, questa è una grande vendetta per Beryl, ma io non lo so cosa succeda, non lo diranno mai apertamente. Posso dire che Ghost comunque è un ragazzo anche comunicativo, che shot calla dalla botlane, che ha vissuto il suo più grande momento in carriera però in un meta con dei tiratori molto più utility style, come Jhin, sì, che è, sì, il suo, sì, sì, è il suo trademark, ha una skin dedicata su Jhin. Esatto. Adesso che bisogna avere certe mechanics, bisogna avere una buona confidence sugli hyper carry, Aphelios e Jinx in primis, e Ghost è l'ombra del giocatore che è stato, non ha più nulla a che vedere con quel giocatore che trionfò ai mondiali nel 2020, ma... ed è passato forse a essere un tier 3 AD carry di LCK in questo momento. O il Reckless dell'LCK? Può essere, sì, ce lo vedo il paragone, è vero, ce lo vedo il paragone, sì. Un giocatore che non si è evoluto con il gioco. Al contrario, sì, è vero. Reckless era già un hyper carry, non ha tenuto bene il meta utilitaristico, esatto. È vero. Sì, ce lo vedo. Sì, tra l'altro c'è C4M che dice che è colpa tua che l'hai corsata in off-season direttamente. Quindi... Ma l'ho protetto come mio figlio, Ghost, io purtroppo. Anzi, sono stato sempre dalla parte dei Damwon, sono sempre stato super vocale circa il mio gradimento per il loro stile, che almeno era molto evidente, era molto quadrato. Però sì, una volta che appunto lo stile diventa troppo spigoloso perché quadrato e non ti consente di uscire dalla tua zona di comfort, inizia ad avere un malus, non è una qualità, ed è sfociato nell'essere un malus da parecchio tempo il caso di Ghost, purtroppo. Io in off-season ho detto dei Nongshim, forse quello a cui si riferisce C4M è che ho messo i Nongshim in off-season in un tier a parte sotto i T1, che erano il mio tier S, quindi ho messo un tier A con solo i Nongshim. E ho messo un tier B con Genji e Damwon Kia. E il motivo è che, secondo me, dei super team che si erano creati in off-season, i Nongshim erano quello sulla carta più funzionale. Perché Genji poteva finire tranquillamente in tragedia come formazione, visto che avevi tre strong side players in Doran, Chovy e Ruler, che richiedono tantissime risorse, e già gli Hanwha Life di Chovy e Deft, per dire, facevano una fatica incredibile ad allocare le risorse su due corsie. Doran poteva essere un'enorme liability per questo team, e così non è stato, perché Peanut, al suo settimo anno in NCK compiuto questa mattina, sta vivendo una nuova primavera, così come Def, che invece di anni ne ha compiuti 9 soltanto l'altro ieri, ed è al momento tra i migliori jungler, secondo me, al mondo. Peanut sta giocando veramente bene, ha una sensibilità per il flat del proprio gameplay on the go che non ha nessun jungler al momento, e dovevano funzionare così. Nessun jungler al momento? Secondo me sì, secondo me al momento Peanut sta giocando al livello a cui giocava Canyon l'anno scorso, quindi ha proprio quella vena di shot calling che non hanno altri player al di fuori di lui, Tarzan, Canyon, veramente poca gente ha quel tatto lì. Può prendere la partita di regular di LCK o di LPL e farla sembrare una smurf a Goldero di 4 challenger, perché inizia a portarseli al pascolo tutti e 5 i player dietro, fanno accadere cose che non dovrebbero succedere in un normale flow della partita, tipo sneaky Baron in faccia a 5 avversari, mando top laner in split push con lo spaccascafo mentre stiamo prendendo topside, loro prendono il secondo drago, gli abbiamo rotto la base. Queste call partono da giocatori che sono Peanut, Canyon, Tarzan, e dovrei un attimo farmi un recap di LPL, ma sono veramente pochi. Beh, solo se dici quei due nomi, Tarzan e Canyon, Peanut stanno giocando a quel livello. Peanut stanno giocando a quel livello. Comunque Nongshim Red Force Peanut è stato player dell'anno, according to analyst LCK l'anno scorso. Quindi comunque è stato player dell'anno. Ho una domanda per te da parte di Bad John, che dice: oggi hanno perso, sì, ma secondo lui i Quantum Freaks sono i migliori delle altre di LCK. Cosa ne pensi tu di Quantum Freaks? Quali altre però? Attenzione. Che sono molto meglio di come li avevamo dipinti in off-season? Assolutamente sì. Sono andato molto contro a miei colleghi, altri appassionati del LCK, che davano i Quantum come squadra da fondo classifica, perché io leggo quei nomi e non vedo un team da fondo classifica. L'unica incognita poteva essere Elim, che è stato il terzo jungler dei T1 durante l'anno scorso e che aveva avuto poco playtime nell'arco della stagione, quindi quella poteva essere l'incognita. Però leggo Teddy Hoyt, sì, leggo Fate che è stato annoverato nel terzo All-Star Team LCK dell'anno scorso, leggo Kin, che è il miglior top laner al mondo di cui nessuno verrà mai a sapere perché non fa eventi internazionali dal 2019, però sono dei giocatori che sono
tranquillamente all-stars, sono giocatori fortissimi, per cui chiunque mettesse i Kwangdong così indietro secondo me stava commettendo un grave errore. Detto ciò, poi ci sono se la classifica ha questa forma, purtroppo c'è più che mai anche lo zampino del Covid, che dopo il Capodanno lunare ha fatto disastri. Sì, sono squadre che non hanno ancora finito di giocare con i Challengers League o con comunque le riserve, perché c'è ancora gente che appunto deve scontare la quarantena, non sta fisicamente bene, come ad esempio è stato il caso di BDD e Peter, che sono stati lontanissimo dal campo. Quindi è anche una classifica un po' bugiarda questa. Forse ecco, i Nongshim, ora non per andare a salvare proprio loro, proprio perché li ho messi in quel famoso tier A sotto i T1, ma sono dati alla mano, la squadra che ha giocato più tempo senza il roster titolare. E si vede, sono 3-8 e hanno il peggior tiebreak, sono ultimi al momento. E la mia domanda invece si sposta adesso su Damwon Kia, perché sulla carta sembrava un ottimo roster. Il fatto di aver preso comunque la botlane che l'anno prima aveva fatto sfracelli con i Nongshim, che era il Summer Split, i Nongshim erano andati veramente bene, ovvero Teoxam e Kellyn, ovviamente stiamo parlando. Prendi la botlane per sostituire Ghost e Beryl. La top lane forse loro avevano provato, pare appunto, a prendere Nuguri, e poi hanno puntato su qualcuno di relativamente nuovo, hanno sia Burdolo che Oya, insomma, per cercare di far qualcosa. Poi ti vai a vedere la partita contro i T1 perché speri, wow, sarà una gran partita. Lo è stata, ma lo è stata solo per i T1. Una partita tra l'altro in cui Canyon penso che abbia perso l'80% degli smite fight con Honor. È quello, sì, quello può succedere. Quello che mi ha stupito di quella serie è la condotta di Game 1 di Canyon, che non è stato in landa, praticamente non è stato palpabile. Ha avuto è cresciuto nell'arco della serie, però è difficile. Canyon è uno dei pochissimi jungler di LCK che al momento vede come prio pick pick carry, quindi Diana, laddove la draft lo consente, Graves eccetera, quindi è un falso jungler quasi, perché se è più showmaker che si sacrifica perché ci sia room per Canyon che non il contrario. E quando vogliono provare qualcosa di diverso da quello, perché purtroppo i pick con cui fare sta roba sono veramente pochi, una volta che salta Diana praticamente hai reso già quella sua posizione nel team dubbia. Deve quasi sempre poi ripiegare su utility champs come Xin Zhao, Lee Sin, che lo gioca molto bene, però poi è un po' più in balia del successo delle corsie. Quindi cosa succede? Che un po' perde lui stesso il grasp su quel playstyle, perché vorrebbe sempre poter giocare carry, vorrebbe sempre fare full clear e gankare solo quando è proprio impossibile fallire il gank. Non so, Showmaker è due livelli interi che dragga la wave sotto torre, l'avversario è lì frizzato e deve provare a rompere il freeze, muore da gank. Mio fratello Canyon, identico. Tra l'altro c'è C4M che dice: Canyon in quel game ha anche perso la streak del 17 win con Lee Sin. Ah, questo non lo sapevo. Vedi, questo non lo sapevo. Shredder, questo è pesante. Shredder viene la gufa e anche dice bugie, che arriva: ho speso i soldi per subare, so benissimo che sei una delle vittime del presidente dopo una delle poche vittorie della settimana scorsa. Quindi ci prova. E quindi sì, al momento devono un po' trovare quel top laner che facesse il piano di Khan. Allora, Burdolo secondo me è stata una buona idea. Col seno di poi sta funzionando secondo me, perché comunque il ragazzo è un praticamente 2004, è nato a Natale del 2003 il buon Burdolo. La cosa che mi ha stupito moltissimo però è stato in realtà Hoya, che Hoya non molti lo sanno, forse chi non segue il SIG attivamente, ma Hoya era nella conversazione per essere uno dei volti del SIG, un all-star del SIG, mettiamola così, perché in quei Freddit Brio Hoya aveva veramente le spalle larghe ed era uno dei migliori Gnar di LCK, era uno dei migliori carry top in un meta in cui non si giocava così tanto il carry top. C'era molta più attitudine a giocare il weak side, c'era il Sion di Khan leggendario in primavera 2021. E invece Hoya già aveva un po' di responsabilità in più. Con l'avvento di Burdolo, con il cambio radicale della top lane in questa stagione, che è totalmente una cosa a parte, con questa questione del TP a 14... con lo strapotere degli spaccascafo, la top lane è tutto un altro lavoro. Un giocatore un po' più meccanico e un pochino più malleabile, perché è giovanissimo, come Burdolo, secondo me sta
facendo anche abbastanza la fortuna dei Damwon. Una cosa che non si dice abbastanza spesso, e che, perché ci vuole coraggio a dirla, è che Shoemaker non sta performando come l'anno scorso. Shoemaker non ha quelle stats di corsia che sono... non gliele toglie nessuno. Non ha quel goal differential a 15, quell'ex differential a 15, quella kill participation, quella damage share che aveva l'anno scorso. E non so se è perché uno del poter giocare aggressivo, perché sa che se non ha successo e succede qualcosa di storto, non c'è nessun altro che la tiri in piedi la partita, perché non c'è Khan che poteva fare il carry, o se sta solo affrontando un momento, un attimo di calma, di lettura del meta. Il meta è cambiato molto anche per la mid, in effetti. Infatti, questo volevo dirti. È cambiato molto il meta per la mid, soprattutto là dove i meta cambiano prima, quindi magari è dovuto a quello. Non può forzare aggressioni, anche perché non... La cosa principale, soprattutto per chi viene dall'Asia, il cambiamento del teleport gli ha praticamente ammazzato il playstyle, visto che a 2 minuti tippiamo in 7 bot, le facciamo ammazzate, e non si può più fare. Sì, tra l'altro Shoemaker giocava molto di collasso sulla botlane col TP, collasso tu sulla gli togli top, quella Walker, che cosa devono fare? Devono cambiare totalmente visione del gioco, purtroppo. Sì. Secondo C4M, Shoemaker sta soffrendo il cambio di roster come Faker nel 2018. Può essere benissimo. Sono giocatori che hanno tanta esperienza, ma può anche fare la loro sfortuna il fatto di doversi vedere cambiare il terreno attorno, cambiare il field attorno. Nel caso di Shoemaker, secondo me è un po' fake news che si è cambiato il roster di Damwon, e mi spiego. Comunque Burdol stanno provando a fargli fare quello che faceva Khan, quindi non è troppo cambiato il discorso. Ci sono delle volte che ce la fa molto bene, delle volte che è un po' più oscillante, ma quello in realtà chi ha visto l'SK l'anno scorso lo sa. Anche Khan ha affrontato molte critiche, tutto l'anno abbiamo letto critiche nei confronti di Khan, perché fare quel playstyle porta risultati molto diversi e non riesci quasi a capire se stia avendo un buon game Khan. Per quanto riguarda la botlane, secondo me è un upgrade netto, cioè un upgrade enorme. Deacon e McKellen sono due dei migliori botlaner al mondo e non c'è dubbio, hanno una grande sinergia, hanno fatto la fortuna dei Nongshim che fino alle ultime settimane dello scorso split stavano per vincere la regular, quindi stavano battendo T1, stavano battendo Gen.G, stavano battendo Damwon, erano nella prima posizione, se non sbaglio, alla settimana 7, quindi la terz'ultima settimana. Poi in 2 settimane è successo di tutto, c'erano Live Sandbox secondi, Nongshim primi, i Freaks quarti, è successo un casino in quelle settimane lì, il livello era altissimo nel SK, quell'estate c'erano solo squadre che avrebbero fatto benissimo ai mondiali, purtroppo ce ne siamo portate solo 4, 3 di quelle 4 hanno fatto top 4, una ha fatto top 8, va bene così. Però sì, la squadra è fortissima, secondo me i Damwon ne escono con un upgrade, Shoemaker non è nemmeno detto che ne esca poi con... insomma, con brutte stats o comunque con una cosa a cui sono molto legato e che mi piace molto sono gli achievement che danno a fine stagione ai player, perché ti danno un po' una quadra di come ha performato il giocatore, e poi perché a dare questi titoli sono degli analyst e degli ex pro player che ne sanno del gioco, quindi non sono i giornalisti dell'NBA che fanno gli achievement e sono un po' così. Sono ex giocatori, sono pro player, sono analyst, coach, gente molto molto competente che fa i desk in NCK. Senti, uno spaccato buono. Avrai notato per caso in realtà che la finestra di Dogema è diventata improvvisamente nera. Che cosa è successo? In realtà ci sono stati dei piccoli problemi con la piccolina che deve andare a prendere dal pediatra, e quindi è dovuto scappare d'urgenza. Ti chiede scusa e ti saluta. Nessun problema, ci mancherebbe. Quindi, per questo motivo, e chiede scusa chiaramente anche a voi e vi saluta tanto. Diamo un bacio del tutto bene, assolutamente. Sì, speriamo sia tutto bene, ma comunque doveva passare anche in farmacia, quindi insomma, un po' di subbulli dell'ultima ora che succedono sempre. Stai casino, vogliamo parlare di LS? Vogliamo parlare un po'... io volevo sentire la tua su LS, sì, indubbiamente. Perché è allora, cacciato e ride. 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 Siamo parlati da sì che è un bel roller coaster per me questa questione di LS, perché da caster LCK, e quindi mi sono trovato, diciamo, a calcare la stessa zona di LS. Lui faceva i co-stream per i T1 l'anno scorso, era un creator per i T1, è stato coach ed è tornato ad essere coach nell'ambito della Corea. Quindi adesso, oddio, che se tornerà ad essere coach nell'ambito della Corea è tutto da vedere. Lui ha detto di aver chiuso col coaching, è vero. Quindi questo è un altro discorso. Lo fa solo a single persone.
Sì, sì, ho detto che continuerà con i coaching, quindi a fare più il positional, lo strategic coach ad personam, ed è tornato ad essere interessato a fare i co-stream. Ho visto che è andato in live con Joe Marsh, il CEO dei T1, sì, esatto. Farà co-stream con Kaedral, quindi comunque tornerà a occuparsi del CK. E io ho sempre vissuto con un po' di sofferenza le sue posizioni riguardo al gioco giocato, riguardo alle draft, come chiudesse gli stream post-draft, come se le draft andassero date in mano a 5 cyborg che non falliscono un click, la concezione di un gioco per cui devi di base giocare 5 hyperscaling, perché se gli oppo sbagliano tu scalando vinci, a queste posizioni un po' così LS. E quindi mi sono sempre detto... facile pontificare dalla posizione di una persona da casa, vorrei proprio vedere che combina se torna ad avere un team in mano. Ed è successo, ed è andata molto meglio di quello che mi aspettavo, tant'è che mi sono cosparso il capo di cenere e ho detto ok, ha avuto l'occasione di fare quello per cui ha pontificato per secoli su Twitter, adesso bisogna chinare il capo e ringraziare Les per lo spettacolo, perché ha reso il CS uno dei campionati più eccitanti da guardare dopo anni di inutilità. Però l'inutilità evidentemente piace. È la cosa che fanno molto bene in America con qualsiasi disciplina, è tutto il contorno, tutto il hype che c'è attorno. Riuscirebbero a venderti un campionato di bocce e lo fanno. La Pro League di bowling è tra i campionati più seguiti al mondo, questa è un'altra storia. Quindi sono maestri in questo, ma a livello lo raccontano i risultati internazionali, è infimo da parecchio tempo, specialmente per i budget che sono concessi alle squadre di LCS. Le regole molto, molto flessibili sugli import, quindi non ci dovrebbero essere scusi per cui LCS performa così male. LS arriva, iniezione di spettacolo, calcio champagne, e poi succede quello che succede. Allora, secondo me quello che succede è che... Lo stavo per chiedere. È quello che... LS arriva con le sue idee, con il suo carattere molto spigoloso, perché Les non si è riuscito a tenere un lavoro da analyst coach, assistant coach, strategy coach per più di 60 giorni. La media dei suoi incarichi è di 2 mesi. Tra l'altro mi pare che fosse proprio il massimo. Ha fatto un video dove rispondeva sulla media delle sue coaching. Può anche fare un video di risposta, però un'intera carriera anni, qualcosa c'è sotto. Ora, però io sono comunque dalla sua parte, perché se Les mi chiede dopo 3 giornate di quei Cloud9, dopo tutta l'attenzione che attirano, dopo tutto quello che succede, mi dice sono Etienne, sono Jack Etienne, e Les viene da me dicendomi voglio 2 volte quello che abbiamo pattuito, io non lo caccio, io ci parlo e provo a convincergli che magari il doppio è un po' troppo, ma me lo tengo stretto, non passo immediatamente alla controffensiva mandando a quel paese la mia gallina dalle uova d'oro, perché questo era Les per i C9 e per l'LCS intera. Con era tutto lo spettacolo che regalava, era nell'interesse di tutti farlo contento. È letteralmente McGregor per la UFC, Valentino Rossi per la MotoGP, è un tesoro nazionale, gli devi il dovuto rispetto per quello che sta portando al movimento. E probabilmente Les non esattamente il più facile da approcciare, non la persona più affabile dell'ambiente, ha avuto degli attriti con l'organizzazione. I player pendevano dalle sue labbra, tutti quanti sono stati molto solidali con lui, da altri anche i content staff, creator, come Rager, creator, anche... i player, chiunque. Quindi questo è, diciamo, il verdetto di cui ha bisogno Les per continuare con la sua carriera in modo sereno. Le ombre più importanti, secondo me, non sono gettate su Les, che lo conoscevamo e possiamo benissimo arrivare a quasi dedurre perché sia stato allontanato. Io nel mio piccolo, conoscendo Les da persona appunto che dal pubblico non lo conosco nella sua sfera privata, ma vedendolo per tanti anni posso immaginare che sia stata una questione di appunto richiesta di libertà maggiori, possibilmente anche turnout economico, perché comunque Les ha lasciato una posizione di prestigio incredibile anche solo come creator. Per lui non deve essere stato facile abbandonare uno stream tra i più visti al mondo, un canale YouTube tra i più visti al mondo, per andare a fare il coach. Presumo che i C9 abbiano dovuto veramente sborsare tantissimo per averlo, e che avesse delle options di resa, quindi dei premi produzione, definiamolo così, delle opzioni sul contratto onerosissime. Immagino sia stata una questione di questo tipo. Lasciatemi stare, fatemi fare il mio lavoro, stanno tutto bene, datemi maggiore libertà,
iniziamo a discutere magari anche di, ecco, un'altra cosa che può aver dato fastidio, magari aver discusso di cambi al roster, magari maggiore agency sull'Academy, visto che c'è stato molto durante il lock-in tournament di LCS si è giocato molto per i ragazzi dell'Academy, quindi probabilmente ha avuto anche magari un stato pretese da quel punto di vista, non lo so, possono essere tanti motivi. Credo che però glielo si dovesse. Concludo dicendo che le ombre sono gettate su LCS e C9 nello specifico come environment, piuttosto che su LS, perché tutti sanno che cosa portava LS, e l'unico che pare essersi sorpreso è Jack Etienne. Anche perché in realtà loro con la cosa del sono bravi a vendere anche un torneo di bocce, cosa non sono bravi a fare è tirare fuori giustificazioni, perché se ne sono usciti proprio dicendo nulla, ma sì, dicendo il non si allineava con le nostre idee di gioco, di coaching e tutto questo. Ma poi, partendo con un video di presentazione in cui dicevano proprio sì, vogliamo cambiare modo di... Sono ancora in corso i casini, perché LS quando è andato in live ha detto io vorrei parlarvene, sapete benissimo che io sono sempre stato trasparente, ma i miei avvocati stanno ancora lavorando. Appena diciamo tutto quanto verrà inquadrato, poi ve ne parlerò. Addirittura, appena lui è stato cacciato, ha avuto tipo 6 richieste. Ha avuto un botto di richieste di lavoro. Però, come ha detto già Walcott, non è interessato a cocciare. Per lui è stata l'ennesima occasione per autodimostrarsi che non può fare sta cosa. Quindi, cosa succederà? Lo vediamo. Senti, lasciando per un attimo fuori le... Io ovviamente, Walcott, non so quanto puoi, quanto vuoi rimanere, sei libero di fare ciò che ti pare, proprio quando mi dici basta, perché di solito teniamo mezz'ora, però se anche vuoi tu rimanere devi andare sei in sempre farmacia, più che Walcott. Benvenuto. E buonasera anche a Asher Type 2. Benvenuto a te, sei molto contento di cosa? Ho detto anche lui deve andare in farmacia oggi. Ah no, no. Ah. No, assolutamente, mi fa molto piacere avere l'occasione di parlare di LCK, parlare di PG Nuts, no, sono sempre molto ben contento di prendere parte a questi format che secondo me non sono mai abbastanza. Di cosa non vorresti parlare, Walcott? Di LEC. Di cosa non vorresti di parlare? Di LEC ne faccio volentieri a meno, perché finisco perché? Con dei nemici, lo so già. Oddio. Perché allora, tutto parliamone. L'anno scorso la gente mi ha fatto una testa così, col fatto che il livello di LCK era basso, non vedo come tu possa fare una tier list degli MSI in cui metti Mad Lions al quarto posto, agli Worlds come fai a dire che neanche una squadra a momenti passa i gruppi, e alla fine ho avuto ragione io. Avere ragione ti fa avere dei nemici, e io non voglio più nemici, che ne ho abbastanza, quindi facciamo che ci mettiamo tutti il cuore in pace, ci godiamo lo spettacolo degli Astralis che battono i Rogue, che danno l'illusione di avere un campionato close e non di avere delle top squadre che sono in verità super vacillanti. Facciamo così, dai. Okay, va bene, ho capito la peggiorità. Vuoi che te MSI in Corea molto ti bravo, piace questa possibilità? Sono contento. Mi piace tantissimo, io sogno il giorno in cui potremo tornare a viaggiare e avere magari qualcuno degli addetti ai lavori italiani in location, perché il giorno che avrò l'opportunità di entrare all'Oro Parkland di Seoul mi troverete in una pozzanghera di lacrime e mi dovete raccogliere con un cucchiaino. Io spero di non essere arrivato tardi alla festa, perché i miei colleghi nel 2019 sono andati a Parigi, sì. Sono andati a Parigi, sì, quindi sono con amore, ma bastardi che magari io, sempre con amore, però magari io. E poi nemmeno hai detto che mi tocchi, adesso ho avuto il privilegio di fare il primo anno da cast agli Awards, però non ho fatto il caster desk agli Awards, ci mancherebbe. Ci sono dei colleghi che sono nel giro da un po' più di tempo di me, che sono molto più bravi di me, sono già anzi in brodo di giungere l'idea di aver fatto analyst desk al mio primo anno da caster di LoL, fino a dicembre 2020 non avevo idea che sarei finito a castare. Gennaio 2021 sto castando il CK, ottobre 2021 sto facendo gli Awards, wow, quindi va benissimo così. Se dovesse addirittura aprirsi la possibilità con un assist di LCK Global di avere persone on location, dovessi essere tra queste, io probabilmente io sì, probabilmente mi dovrebbero tenere, probabilmente nessuno, ora al di là di tutto, nessuno
ho l'imprinting con NCK. I miei colleghi non hanno cominciato con NCK. Io ho cominciato con NCK. Io con l'imprinting. Quando ci sono gli eventi internazionali, a fare il tabellino con tutti, tutte le prediction per NCK sono io. Non è Moonboy che ancora c'ha il bias di LCS. Non è Dinoidis che c'ha ancora il bias di LCS. Non sono Karen e Terena che c'hanno il bias di LEC. LCK Boy sono io. È lui. Dategli pass per la Seoul Arena, per favore. Sono uscite fuori anche un po' di domande. Tra l'altro, Susi vuole farti fare dei nemici. Perché ti chiede proprio come vedi Rogue nella scena mondiale. È un gran jungler coreano che adoravo già l'anno scorso. Quindi, sicuramente possono fare già molto meglio. Allora, li vedo già molto meglio posizionati in proporzione rispetto a come vedevo posizionati i Mad Lions ad MSI 2021, non solo per meriti dell'Europa, perché comunque, scherzi a parte, a me i top teams, cioè, i due top teams che identifico in questo momento, sì, piacciono molto, perché sono dell'idea che abbiano a livello di gioco giocato, magari la competizione non è ferrea come l'anno scorso, dove c'erano forse più squadre per la top, ma queste due quando vincono veramente bene, giocano belli. E probabilmente anche il fatto che PCS abbia vissuto molta instabilità, ed è comunque un campionato con cui si deve fare i conti. Tutte le volte arriviamo a MSI Worlds e ci dimentichiamo di PCS, ma non dovremmo, perché è un ottimo campionato. Forse appunto con PCS un po' titubante, con tutti questi rimpasti di roster sia in NCK che nel PL, il fatto che i Rogue ne siano usciti anzi così bene dai rimpasti di roster, secondo me stanno, ora mi azzardo, a Sam un giocatore come ce n'è pochi, Inspire un giocatore come ce n'è pochi, ma secondo me non sta affatto performando peggio dell'anno scorso questo roster dei Rogue, anzi volendo essere maliziosi, volendo lasciare lì un po' di LCK bias, il buon Malrang sta dando una mano al team a fare cose che non faceva l'anno scorso. L'anno scorso erano fortemente dipendenti dalle performance di Inspired. Quanti game sembrava Inspired alla Canyon contro il mondo? Tantissimi, mi ricordo. Diego Pentakill, per esempio. Diego Pentakill, me la ricordo ancora come se fosse ieri, assolutamente. Insomma, poi, ragazzi, in competitivo l'ADC è un po' succube, lo sappiamo. Sono veramente pochi gli spot, gli angoli in cui una di carry può prendersi in mano un game. Quindi per quanto Ansama sia adesso, ad oggi, secondo me è ancora tra i migliori di carry al mondo, non è che avesse tutta questa agency sulle partite. Quindi no, li vedo bene. Rogue Fanatic li vedo davvero davvero bene. Li vedo tranquillamente come delle squadre che possono fare top 3 a MSI. I Fanatic li vedi bene? Sì. Io non mi fido mai da Fanatic. Lo so. A me convince come sono in Rift, sanno quali sono i loro punti forti. Ok. Non si sbrodolano addosso con tentativi di draft goffi, non cisano. Li vedo consapevoli, quindi... Poi essendo che sono anche abbastanza comodi ormai in classifica Rogue, Fanatic e quant'altro, inizio anche a pensare che nella formula delle best of one non vogliono dare chissà quanto a vedere, non c'è neanche bisogno di strafare. E ecco, più che mai Alice ha bisogno di vedere playoff, ovviamente, perché iniziano a giocare in best of, quindi non è più a partita secca, e lì mi faccio anche un po' più di idee su come il coaching staff sta lavorando, perché lì pesa tantissimo. Se fai più game hanno LPL, LCK è il coaching staff, l'ho detto anche l'anno scorso quando ne abbiamo parlato qua, la grande edge che hanno è quello. E quindi vediamo, per me Rogue e o Fanatic, più Rogue Fanatic, arrivano ad MSI con qualche chance in più dei Mad Lions dell'anno scorso, se ci arrivano. Quindi tu vedi Rogue più dei Fanatic favoriti per la vittoria finale? Sì, sono d'accordo nonostante, con lui nonostante sono d'accordo con lui nonostante l'incident, l'Astralis incident, sì. L'hanno avuto tutti, l'Astralis incident. E tu, Fischio? Quindi... l'hanno avuto tutti. Come li vedi, Fischio? Sentiamo. Io sono troppo di parte, non lo posso so, parlare. Ma lo voglio sentire comunque, dillo! Oggi c'è Fanatic Rogue. Sì. Oh. Quindi oggi parlo. Dopo oggi... No, parlo. tu, mo lo devi dire. I Fanatic sulla carta sono un team, un super team. Però alle volte non si esprime come dovrebbe, secondo me. I Rogue hanno avuto quella cosa dell'essere visti male perché c'è un coreano che viene in Europa, non si sa mai perché fa sempre eppure stanno facendo molto bene e penso che sarà uno scontro agguerrito fino alla fine. Mischio, Rogue o Fanatic? E dei nuovi G2 invece di chiedere... Mischio, non devi eludere la mia domanda, maledizione. Rogue o Fanatic? Fanatic, ovviamente. C'ho il braccialetto, c'ho le cuffie, c'ho la maglietta, la fai tutto, sì, quanto so, a casa. Lo so, lo so. La bandiera, non ti posso dire Rogue. Non vedo l'ora che oggi Rogue... I Rogue hanno...
dei giocatori pound for pound peggiori dei Fnatic, sono d'accordo, se quello a cui lui deve a Vischio è quello, il fatto che fosse un super team Fnatic, era anche un'allusione al fatto che per ruolo fossero giocatori migliori dei Rogue, ci sto, sì. Assolutamente. Ma i Rogue ci mettono l'amore. I Rogue c'hanno un elemento inting che però è pronto a esplodere, che mi fa il terrore. Io l'anno scorso partecipai a un salotto simile a questo, con il buon Feracton, Evan... E difesi erano molto più into LEC all'epoca, forse anche perché appunto mio primo anno, super entusiasta, inventore della giornata che non ho pur di seguire tutto, poi mi è un po' passata con LEC vedendo alcune cose, quindi diciamo che mi sono un po' ridimensionato sul mio vibe, sul mio hype per LEC. Comunque difesi a spada tratta Trimby all'epoca, attenzione, salvo poi venire totalmente smentito nell'arco dell'anno sulla competizione. Quindi sì, Feracton mi disse: ma Wildcat, cosa diamine stai dicendo? Non disse diamine. Trimby è un... parola che non posso dire. Smettila di avere questo copium immotivato. E devo dire, poi ha avuto ragione il buon Feracton. Quindi assolutamente, la squadra pound for pound è peggiore. Quello che però secondo me funziona in questo team è che forse lo sanno. E giocano più come un team. Esatto. Uno dei giocatori che più ero convinto di voler vedere partire da questi Rogue era Odoamne. Ho detto, non mi capacito di come Odoamne abbia ancora un posto in quel team. Se effettivamente vanno in rebuild, perdono due dei membri più importanti che avevano in Inspired e Ansama, non vedo perché tenere Odoamne. Odoamne è il giocatore più solido, ecco, che hanno, ed è sicuramente tra i punti di... è sicuramente tra i punti d'appoggio più importanti anche per Malrang. E poi vabbè, Larsen c'ho il bias perché mi ricorda nel coreano. Siccome Larsen è in realtà coreano, e lo sappiamo, mi piace tantissimo la champion pool che ha. Ha giocato tanto a Zir, che è un signature pick LCK. C'ha i 300 CS a 28 minuti come Chovy. È un po' il mio protetto. Ce l'ha fatto vedere Faker con il suo Azir, che è un signature pick. Assolutamente. Senti, aspetta, che ci arrivo a tutto. Io devo leggere un sacco di cose Madonna, qua. Madonna. Un sacco di cose qua. Regia va a mettere Vischio a sinistra, Revil a destra. Grazie, Dife. Sì, c'è questo piccolo bug, ci dimentichiamo, sì, sempre di correggerlo. Io guardo Revil e guardo fuori schermo, non sì, ti preoccupare. Così... purtroppo... diamo la colpa a Spino, allora. Diamo la colpa a Stefano. No, a Stefano? No, va bene, ok. E chi vuole la colpa? Sarà corretto, sì, prima o poi. Devo imparare a non guardarlo in faccia, questa scusate. Domani. Scusate. Senti, io devo, non so, rimaniamo sulla cosa... LEC, visto che siamo riusciti a portartici di forza, perché Susi ti chiede cosa ne pensi dei nuovi G2, e poi io ti faccio qualche domandina in più in realtà sul PG, che ci volevo tornare, ci siamo stati poco. Volentieri. Allora, ero molto molto gasato all'idea di vedere Flacked, perché avevo castato EO Master tutto l'anno scorso, conoscevo il giocatore, e non, a differenza del grande pubblico che l'ha accolta come un insulto, come può un giocatore come Flacked arrivare in G2 Esports, una squadra che ha il DNA vincente, e col senno di poi devo dire che ci ha messi un po' d'accordo. Brokenblade poi vabbè, era già uno dei giocatori più in vista di quella formazione così altalenante l'anno scorso di Schalke, quindi è doveroso trovargli una nuova casa. Non so che dire. Allora, Jankos è sicuramente sempre, no, l'oggetto della discussione. Jankos ogni volta lo si dà per spacciato, ogni volta ci si stupisce di come si stia tenendo lui e si stia cambiando il resto attorno e non il contrario. Sembra Fabio Quagliarella Jankos, per fare esempi calcistici. E quindi non lo so, a me sembra che il nucleo Jankos Caps... insomma, sia un po' come il nucleo Canyon Showmaker per i Damwon, no? Cioè, gli puoi cambiare a team attorno, comunque l'asse che ti porta al risultato ce l'hai. Caps meccanicamente per Champion Pool è uno dei midlaner più forti al mondo, e lo resterà ancora per un bel po', sembrerebbe, visto che non intende decelerare. Targamas, ero huge fan, assolutamente, Targamas, giocato, membro di quello storico roster dei Karmin Corp che sto un po' a destra e manca tutti quanti, quindi assolutamente meritava anche lui una chance in G2. Non lo so, io credo si possa essere contenti da fan dei G2. Comunque è una squadra che ha subito dei ridimensionamenti importantissimi. Vederli sull'8-5 in zona playoff, direi che è obiettivo raggiunto. Era una costruzione importante, ha cambiato anche coach ovviamente con Dylan Falco. Quindi non lo so, non posso essere scontento. Sono molto più dell'idea di dare loro una sufficienza piena, un 7, che non essere scontento. Attenzione. Beh, comunque direi
Io sono d'accordo, completamente non so. Se vuole fare il fantasy con noi. Numerosissimo dei BDS a proposito di giocatori del Master che vanno in LC. Ero super, super, super pro BDS. Anche il mio primo, la mia prima draft, diciamo, del mio team per il Super Fantasy Lec, che poi ho droppato visto i mille bug che hanno avuto, mortacci loro. ero partito super deep sui BDS, ma davvero tantissimo, dal coaching staff che hanno preso Grabs a Adam Sinkroff, ero super super dalla loro. Mi dispiace tantissimo, si trovano in quella posizione in classifica. Io non posso che prendere atto del fatto che forse bisogna iniziare a guardare a questo buon Grabs come un coach che forse ha avuto, sai che la grande critica, purtroppo la grande lose-lose situation dei coach è: se vincono è merito del team, se perdono è colpa loro. Coach, e esatto. Purtroppo questo è vero, nell'ambito del coach, dei coach questa è una cosa che si dice ed è molto brutta, cioè è molto difficile uscirne puliti da coach. E forse Grabs è il caso di iniziare a pensarci, che abbia avuto davvero il buon team quando vinceva e che forse non sia questo coach irresistibile, perché insomma negli anni quante volte abbiamo discusso delle dubbie draft di Grabs? Tante volte. E non solo noi. E non solo tu, insomma un po' chiunque. insomma, forse i nodi vengono al pettine, forse con un roster che aveva tantissimo talento e qui c'era davvero solo bisogno di un buon coach per tirarli su e metterli insieme, relegarli insieme, no. Non ce la si è fatta. Abbiamo un team che è 3-10. Non l'avevo mai visto arrivare a questo risultato, sinceramente. No, invece a me proprio dei BDS ha deluso moltissimo Adam, perché ho visto un Adam che come rookie ha tirato fuori due cojones, sì, così però... lo scorso split va nei BDS, ritrova i suoi compagni di squadra e sembra performare come se fosse il primo anno in LEC. Anche peggio. Anche peggio. Anche peggio, aggiungerei. Sì, sono dell'idea che sia questa è una cosa che ha caratterizzato tanti top laner molto protagonisti, molto strong side con le mechanics, con la champion pool da maniaci, da solo queue. Molti di questi top laner hanno subito il colpo. Oya era tra questi, lo stesso Oya era tra questi. Adesso sta facendo il secondo di Burdol ormai fisso, per dire, per fare il paragone con LCK. Penso sia una stagione in cui tutti i top laner, bene o male, abbiano dovuto fare un ridimensionamento importantissimo. Ne sono usciti molto bene quelli che già giocavano volentieri il weak side, pulivano le wave e aspettavano di giocare col team. Quelli che erano abituati a prendere 30 CS di vantaggio, solo killare, tirare giù le placche da soli, stanno facendo una fatica incredibile. E Adam era tra quest'ultima categoria. Complice anche il fatto che probabilmente ha trovato lo stesso team con cui giocava per cui giocava a quel modo, ma non lo può più fare. Bisogna trovare altre cose che funzionino. Quindi forse sì, il fatto che Adam sia un giocatore così egocentrico, così star player, in un team di così giovani che ne ha bisogno, gli sta facendo fare dei double down che non dovrebbe fare. Dovrebbe invece reinventarsi un po' più veterano, paziente, e weak side, non lo so. Io li ho visti giocare, me li sono guardati perché ero curiosissimo di questi BDS e non ho ancora capito se Adam faccia lo strong side in sto team, se giochino col carry jungler in Sinkroff, se non Nuclear Int funzioni meglio da mage da controllo che pulisce le wave e poi si fa carriare. In verità, ora Sonix è un giocatore straordinario a fare questo. Sonix è un giocatore di una solidità disarmante, ha stats da top player, ha stats da top 3 mid laner al momento in PG Nuts, ma la volta che gli vedi fare la triple kill è più remota della cometa di Alley. È un giocatore che pulisce la wave da strada Mighty Dragon, si gioca true bot quasi sempre e Enz raccoglie o Gabbo raccoglie. Exonix è una certezza. E non capisco cosa stiamo facendo fare a Nuclear Int, che deve essere il gioiellino da valorizzare all'interno di questo roster. Matti, membro della botlane, Carmin Corp, Matti, Targa, ma non lo so dove siano finiti questi giocatori, non sembrano neanche più loro. No. Decisamente. Ah, tra l'altro c'è Asher Type 2 che dice: molte volte la gente tende a prendersela con qualcuno che sia la squadra o il coach perché vanno coi paraocchi, non vanno ad analizzare le scelte, le singole abilità del giocatore e tanto altro ancora. Ed è per questo che noi qui abbiamo Walker. Ciao chi ci provo, no. Sicuramente bisogna guardare le partite. Bisogna guardare le partite, non chiudere lo stream dopo che si è vista una draft strana. Non bisogna formarsi le opinioni sulle home page di Reddit. Bisogna guardare il game. Tipo. E ormai di game che ne ho visti tanti, di draft, di grabs ne ho viste tante. Inizio a vertere più sul. Che sta accumulando? Sul lato dei detrattori che del lato dei difensori di grabs. Ormai sì, da un po'.
Senti, prima di tornare al volo su quello che mi ha chiesto Avataro e su PG, e tu l'hai droppato, noi no, abbiamo questa tradizione, sono le 4:30 e quindi la tradizione ci vuole e ci chiede che noi facciamo la farmazione del Fantasy LC per la giornata di oggi. Oggi praticamente Walcott ha rubato il posto di Zio Gemma. Oggi sì, l'ho fatto rubare, cioè, no, più che altro l'ho fregato io per il posto di Zio Gemma. Ok, facciamo così, facciamoci il Super Fantasy con Walcott, poi parliamo dell'Hullbreaker, della prossima patch di Gwen, che verranno nerfati. Io c'ho il vizio, ma è per la mia sanità mentale, di non guardare le patch, perché LCK entra sempre tutto per ultimo. Esatto. Quindi io mi trovo a giocare con una patch, guardare l'IC su un'altra patch, commentare l'IC su un'altra, e PG Nuts è sempre in linea con l'IC, quindi è un incubo per me guardare al futuro. Quello che succede è che quando c'è il primo broadcast della settimana di LCK, mi siedo sapendo che la patch è entrata, mi guardo tutte le infografiche bellissime della broadcast crew LCK Global, che sono la production del LCK, una meraviglia, e mi rimetto nel quindi sistema. Faccio, quindi faccio degli spoiler, ti faccio degli spoiler. Guarda, ci arriviamo facilmente. Ci arriviamo dopo. Ci la reazione a caldo. Questa cosa è molto importante per me. Lui è in top lane, fa la reazione a caldo. Questa cosa è molto importante. Ma la cosa divertente è che questa patch probabilmente durerà un mese. Perché questa cosa è molto brutta. Ed è una patch breve. Vado questa cosa è molto brutta, ma facciamo... No, aspetta, facciamo la reazione a caldo dopo. No, reazione... Io voglio vedere come reagisci, però. Facciamo prima la formazione. Guardo dallo stream, guardo da Discord. Sì, okay. Però facciamoci il Super Fantasy. Facciamoci il Super Fantasy? Sì. Se non metti Fnatic... Allora, vi racconto un trivia. Sì. Let's go. Carino. Velocissimo. Io, forse faccio anche una propaganda che non dovrei fare, però falla nel senso, io ogni tanto ogni tanto una schedina da un due speech per divertirmi la faccio. Non scommettete che si vince solo il giocatore banco, d'azzardo, okay. Walker, non voglio che passi il messaggio. Semplicemente ogni tanto voglio dire, voglio vedere se ne so più dei bookmakers, voglio vedere se ne so di più di loro. Allora ogni tanto mi faccio la schedina. Non ne prendo una di LCK, non ricordo l'ultima che ho perso di LC. Ah, ma tu fai le schedine di LC? Attenzione. Ah, questo poi mi passi il sito, perché io non lo trovo. Basta che non lo passate a Enz. E per dire che sono è per dire che sono pensato sul mio pane LC, sì? E di LC intravedo il codice sorgente quando non dovrei. Però ok, fine. Pensa che per me era la stessa cosa con il calcio. Io Serie A scommettevo, seguivo molto meno la serie inglese, ma le schedine sulla Premier le prendevo sempre. Ecco, perché ci serve quel distacco. Io non scommetto perché 2,50 euro è metà pizza. 3 euro a settimana, non di più. Questa è una grande verità e ti apprezzo molto per quello che hai detto, è vero. Grazie, anche ragiono per pizza, kebab e all you can eat di sushi, sono queste le tre unità di misura. Io ne sono una. Finalmente sento qualcuno che parla italiano, grazie Walcott, quando viene a Roma. Ha detto di queste tre cose, due sono in altra lingua. Grazie Walcott, quando vieni a Roma io ti porto all'all you can eat di sushi, ti faccio uscire sul... non lo so, su un carro, un carro, perché solo Let's così go. Possiamo uscire. Senti, allora vediamo un attimo, perché le partite di oggi sono Mad Lions contro XL, BDS Astralis, Vitality SK, Rogue Fanatic e Misfits G2. Cioè qualsiasi cosa tu vai a mettere. Ok. Puntiamo su Rogue Fanatic e Misfits G2. Silenzio. La voglio per bella bollette. Questa è la formazione. Per favore. Allora, io mi sto aprendo anche il sito di SI sotto. Bisogna ovviamente prendere quelle meno flippy, per quanto ci possano essere dei bias, Fnatic Rogue ci si tiene alla larga, siamo d'accordo. Decisamente. Sarebbe andare deep su Vitality SK, prendendo players dei Vitality, sì. E Mad Lions XL, prendendo player dei Mad Lions. In realtà anche lì non se i Mad Lions stiano andando molto 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 male? Io quasi che andrei su BDS Astralis puntando molto sugli Astralis, se non voglio... così. Siamo davvero in quella posizione? Siamo lì? In quella posizione lì. Mi sa di sì. Altrimenti ci fidiamo dei G2. Dei G2 contro i Misfits? No, infatti no. Terza contro quarta, giusto, Misfits G2? Sì.
Anche perché, tra l'altro, i G2 e i Misfits potrebbero anche approfittare di lo scontro Fnatic Rogue per mangiucchiare punti lì sopra. Mamma mia, che brutta giornata. Questa è la giornata in cui metti l'oggetto dei, metti l'evento dei 5 player da 5 team diversi e te li flippi tutti. Quindi se lo avete è da considerare. Non ce l'ho, purtroppo, però l'avrei usato anch'io. Ho solamente perché tanto sono tutti delle flippate, sono tutte flippate. Quindi visto che dobbiamo flippare, flippiamo sulle più grosse, no? Artan, io ho messo 2 G2, 2 Vitality e 1 BDS addirittura. È proprio super flippy questa. Questa è un oppure, fate come vi capita. Pure alle palle. Non lo so. Perché G2 è un particolare, scelta particolare. 2 Vitality ci stanno, BDS non so se lo utilizzi, Vischio, ma c'è un portale che si chiama Super Fantasy Helper, che soprattutto aiuta molto. Basta su spacciargli le cose. Prima una cosa per scommettere, mo lo prendo. Cioè, lo posso provare sulla cattiva strada. Lui è l'amico che a scuola media ti fa provare la sigaretta. Elvis contro gli astrali. Sì. Mo te lo becchi. Lo street edge, non fumo, non bevo, non posso neanche volerlo. È un ragazzo virtuoso. Sì. Un ragazzo bravo. Allora, ridete, te lo dice. Sì, vai, prego. E io saluto il mio amico Filippo per avermi fatto provare la sigaretta alle medie, grazie. Sì, mortacci sua. Sposta molto sul come dare gli oggetti, perché a volte li fraintendi, non sai bene a chi dare che cosa, e quindi tu metti Super Fantasy, cerchi per ruolo giocatore, vedi quali oggetti finalizza più spesso e ti fai cose. Comunque, questo per rovinarvi il divertimento e fare i tryharder come me, che io mi diverto se non tryhard. Esir the Blue Boy dice che non è che non bevi per scelta, è che non ce la fai dopo una birra. Attenzione! Purtroppo quindi olio che nit e birra quando verrà a Roma. Sushi e birra. No, non sopravvivo la serata se succede. No. Purtroppo il mio fisico da classe 94 inizia a proibirmi questi piaceri della vita, è la verità. Purtroppo è la verità. Hai capito? Comunque, classe 94, sei disgraziato. È un pischello. È un pischello. Se ne va. Il regista se n'è andato. Cioè, proprio... No. No. Vabbè, c'è chi si è bruciati meglio o peggio di altri. Io da quando ne ho 19 che sto chiuso in casa a fare e-sport, e quindi forse sono invecchiato più velocemente, non lo so. Quindi forse è il caso di puntare sugli Excel, stavo pensando. Sugli Excel? Attenzione! Mi piace. Fare lo switcheroo, perché comunque... insomma, ci sono un paio di player che... performano costantemente bene per gli Excel, che possono essere un buon appoggio. Si può andare su Marcun, si può andare su... anche solo la monocopia del giocatore, del giocatore spaiato può essere Marcun. Anche se ho provato Kaiser 3 stelle, quello... Io ho anche una... Comunque l'ho giocato tantissimo al fantasy di LEC, quindi ho le mie credenze, tipo che gli oggetti, i migliori gold sono support, coach e jungler, condividiamo questa opinione. Sì, assolutamente sì. Okay. E upset. Upset è una categoria di giocatori a parte, è vero. Perché non sono buoni, ma upset sempre, sì, upset, è vero. Infatti. Oddio, anche Reckless spingo in 21. Facciamolo vedere. Anche Reckless, ovviamente, certo. E quindi che non muoiono mai, hanno il KDI bellissimo. Ci sono le partite in cui fanno i super pontoni. Per esempio Broken Blade è uno di quelli che fa i super pontoni. BB ha uno di punteggi più alto, abbiamo visto l'altra volta. Sì, l'ho visto l'altra volta, però non lo andrò a vedere adesso perché sennò poi mi fa i cambi. Allora, tu dici Excel, e io Excel invece, sai, non andrei su Marcun, perché non vorrei andare mai mettere qualcuno contro Lioia, per quanto Lioia non stia facendo benissimo, ma contro mi azzarderei un Finn che vedo in ottima forma, e Armut ultimamente sembra il ghost di se stesso. Perché è un altro di quei top lane. Esatto. È un altro top lane carry molto aggressivo, molto che è abituato a gappare gli altri. Esatto. Non si può fare perché si racconta scafo, quindi sì. D'accordo, fin sia. Può stare. Anche se lo metto 3 stelle, perché poi vediamo cambio. Ed è vitale che ovviamente si va all in, penso anche coach, no? Perché sì, è sì, di vitale di coach. Che forza! Che è il mismatch più importante di giornata, probabilmente. Quindi, sì. Vitale di coach, senza ombra di dubbio, con anche oggetto. Poi anche in realtà il campionato c'è una lunghezza di distanza soltanto, e siamo pure di fronte a una winning streak di 3 partite degli SK Gaming, però questa è un'altra storia. Ah, tirando, va bene.
Bisogna... questa è una giornata terribile. Questa è la giornata da Warlords Gathering, si chiama l'evento, quello delle 5, 5 giocatori, 5 squadre. Diversi, sì. Non ce l'ho più purtroppo. L'anno scorso c'erano 300, li usavo in continuazione. Vabbè, comunque, Vitality, hai detto, secondo te, coach, jungler, mid laner? Allora, bisogna prendere i giocatori che magari non ti attivano troppi oggetti, secondo me, in questi spot, ma quelli che hanno la possibilità di veicolare la win. Quindi probabilmente mid lane e... perché no, anche carry. Mid lane di carry? Mid lane jungle, mid lane di carry, sì. Io sono solito mettere mid laner e jungler della stessa squadra quando li uso insieme. Quindi di solito uso questi. Poi... ci sta. Però... anche perché io so che qua riuscirò in un certo senso a mettere upset lo stesso. Lo faccio. Se... qualcuno deve pur farlo, ragazzi. Qualcuno deve mettere upset. Quindi andrò di perk self-made. Ha molto senso, sì. I progetti della giungla sono anche quelli belli sbroccati, a esatto. Di tutti e tre. La claw, quello viola. Come il ruolo. Eh? Stavo flammando il ruolo. È vero. Poi metto upset e così vi lascio spazio per decidere il support. Il support che probabilmente potrebbe essere... io non ce la faccio a mettere a promiscue, ragazzi. No, non va messo promiscue, ragazzi. No. E qui... Mettilo. Chi immersa? Con la sinistra. No. Mersa allora. O Mikix? Ci può stare anche Miki. Sono ci può stare Miki. Sei convinto di mettere Finn dorato? Hai tutti e tre gli oggetti da... No, ho messo per ora quello dorato, poi probabilmente cambio, okay. Solo perché mi piaceva d'oro, non ho messo dorato. Mikix, più il numero di ward, Highest Vision Score, vediamo questo. Si potrebbe anche mettere... col fatto che il Kaiser dorato, che gli oggetti dei support sono belli sbroccati anche loro... Mm-hmm. Forse è il caso di fare double down sui Mad Lions e mettere o davvero Armut o accettare di mettere Kaiser e comunque Finn, che è un po' un controsenso. È che i support, quegli oggetti maledetti, li attivano sempre lo stesso, non c'è verso. Cioè, tutti i support di team forti perdenti, alla fine season c'hanno un mare di punti in attivazione di oggetti. Li hanno bilanciati un po' male gli oggetti. Fammi vedere una cosa. Adesso, visto che stanno continuando a chiedere chi è il player col punteggio più basso, il coach degli Astralis, seguito da Labrov, tra l'altro. Seguito da Labrov, Gilius, Threats, Limit, Mikix. Non si conta, chiaramente, e Promiscue. Quindi i support stanno lì. Perché giustamente hanno le percentuali aumentate, tutto quanto, va bene. Ok, tornando a noi. No, Finn non lo posso mettere dorato, già lo so. Però sai che cos'ho? Ho questa cosa meravigliosa, che il support fa il 100% di danni, di punti in più. Su Mikix lo vuoi mettere? Posso metterlo su un Kaiser, tre oggetti, e tentare il l'all-in. No, io lo conserverei quello. Magari ti trovi una buona partita con Illy, gliela metti a Illy. Ok. O una dei Mad Lions facile, magari. Wildcat? Stava aprendo i suoi 37 siti per... stavo provando a cercarmi le stats anch'io per sì, ha aperto 100 finestre, se l'hai vista gli occhiali, bravo. Una super fantasy, ma non mi sta funzionando il sito, quindi volevo cercare di capire anche i punteggi medi, ma no. Proprio anche per gli oggetti che serve quel sito, perché dovresti avere delle pagine di statistiche tenute da te che non ha senso, tanto vale la pena, tanto vale appoggiarsi a chi lo fa già, a chi ha le API e le usa bene. Comunque, secondo me, quell'oggetto che hai messo su Pers, che infatti adesso hai tolto, è un bel baitone. Sì, infatti l'ho tolto, lo metto... L'evento che avevamo detto è quello del beam degli AD Carry? Quello? L'evento che avevi, proprio quello... Ho 100% di punti in più a AD Carry e support, che potrei usare come no. Elvis, l'anno scorso Labrov stava proprio lì dove sta ancora adesso, ai Vitality.
uno dei pochi che è rimasto insieme a Selfmade. Sì, sono rimasti loro due. Allora, quanto stiamo occupando? 20 di 38, però faresti l'all-in su Upset? Sì, togliendo magari film. Aperta, sì, Perks è quello dei danni, dei danni. Sì, fai... A Perks posso dare le cure no, 15 ward no, neutral minion no. Anche l'Obsidian. Obsidian? Di solito mid laner o carry la portano a casa l'Obsidian, più i carry in effetti. Infatti questa l'ho data Upset la scorsa giornata ed è morto 0 volte. Questa la terrei per Upset, Obsidian e Tersis. Di solito, o le due site più la Fast Furious Upset, e non sbagli mai di solito, no? Alle due, alla Upset hai detto le due site? Quindi la Thirsty Site e Site, di solito, no? Sì. Sono la farm e poi la Fast Furious che sono gli 8 CS al minuto, 9 CS al minuto, non mi ricordo mai con te. La Fast Furious 9 CS al minuto. Sono tantissimi. Sono tanti. Sono tanti. È un game tanti. Poi sei contro pure i Rogue, quindi draftano blue o red i Rogue oggi. Adesso vado a vedere. Sono blu. Artan dice Broken Blade, Jankos, Perks, Karzi e Limit. Random. Giustamente. Dovrebbe essere blu, no? Dovrebbe essere blu? Stava a sinistra. Sì, sono blu side di Rogue. A meno che non chiedano red, perché posso. Sì, sono cioè, side select. Scelgono, sì. I Fnatic draftano rosso, no? Ultimamente. Fnatic draft. No. Scorso game. Anche se anche ne si sono un sacco di team che vogliono giocare il B1 Aphelios o Jinx, e molti team che invece vogliono il B1 tipo super vanilla che non dice niente della draft, tipo oggi Gen.G draftavano B1 Ryze di continuo per non dire niente della draft e reagire dopo come abbiamo non fatto so come noi tra l'altro. Sì. B1 Ryze cioè sono un backup. Uno Graves, sto questi pick che non va bene. Hai preso una carta da 9 su 8, 9 su 9.8 su 10, l'hai messa lì e vedi poi cosa fa l'op. Lo metti comunque. Sì. Non so, questi oggetti che non c'ho più la familiarità con questi oggetti. Lo so, lo so. Infatti io mi sa che ad Upset tengo la Battle Plate, l'Obsidian. Ci sta. E si prende 12 punti, quindi a Perks poi potrei dare a Perks. Quello sui mid laner, quello del gold al minuto, quello dei 390 gold, è un libricino mi pare, non ce l'hai? Non ce l'ho. È un libricino viola, altrimenti c'era ho questo che potrebbe essere una bella botta, 20 punti, se fa il maggiore numero di danni magici. No, questo è troppo. Può essere, giocano alle blank di Pern. Però è un po'... Un po' rischi. Diventi nei viola e nei dorati, che cosa avevamo? Perché la Sharblade è veramente un bait, ma proprio clamoroso. Sì, però la Sharblade è l'ultima che mi è rimasta utile. A meno che non usi quella degli assist. Dai, rischio. Cioè, Sharp Blade? Per forza. Tanto c'hai gli spazi nel roster, se c'hai i punti liberi vale la pena, sì. A posto. Comunque qualcosa fa più delle altre. 31 su 38, e qua manca solo Finn, che o gli metto gli oggetti o non li metto. E li mettiamo, tanto i punti sono liberi. Ai top laner, Sacred Help non va malissimo tendenzialmente, perché se vanno per Gore Drinker Champ, li fanno. Quegli healing. Se gioca anche per dire Graves, Blind Peak, li fa. Gli autoattacchi sulle wave li fa, quei 18 di quelle cure lì. Quindi non è mai male se crede sui top laner. Poi sì, bisogna trovare qualcosina nei blu. Magari gli danno alle torri, visto che si va per spacca scafo. Eccolo quindi... qua, 8 punti, Rock Tomb. Ok, che non è male. E vediamo se c'è un altro. Eventualmente anche quello dell'inibitore, non so se mi dico, c'era qualcosa? C'era, se no, quella del coach, se spaccano il primo... Mi pare che ci sia anche il giocatore butta giù l'inibitore, gli viene proprio attribuita la però non sono sicurissimo. Sarebbe un altro da...
Anche che li hai tenuto, anche un che li hai di serie superiore, il Versatile Saber può essere ok. Tanto di solito i È top laner 8, non eh? muoiono, fanno assist e si trovano tranquillamente a quel che lì. Può Eh sì, essere eh. un'idea. Abbiamo lo spazio fatto. Per me va bene così. Dovrei usare l'evento, ma l'esento è 100% di punti in più su AD carry o support. Non oggi, non No, oggi. non No, no, no. oggi. Not Non today. oggi. Non oggi. Guarda, aspetta, faccio questa cosa. No, non me lo fanno, aspetta. Perché non me lo fai fare? Si è Basta, niente, sentito. niente, si era Si è addormentato la regia. sentito. L'Abro l'anno scorso giocava. Miglior Un top laner al attimo. momento, sia solo LEC, sia a livello mondiale. Qua sono le domandone di Elvis Powell. Miglior top laner al momento, Al momento. Gabbo. Gabbo, Dobbiamo ci parlare di sta Gabbo. parte. No, sia solo LEC, sia a livello mondiale. Sia solo LEC. Sia solo LEC, secondo te chi è il miglior top laner al momento LEC? I have no idea. Migliore è difficile, poi Forse voglio dire. BB. Forse BB, non lo È Poi che sulla anche. base di cosa il migliore? Perché ci sono dei top laner che raccimolano stats molto, molto altisonanti in corsia. Hanno tipo goal differential a Ma 15 XP dipende differential. anche molto la squadra che tipologia di gameplay ha. La Allora, usa sai che come weak sono. side, la usa come strong Te la side. cambio io. Miglior top laner carry al momento, quindi quello che ti fa sgolare e gioire e fomentare di più quando lo guardi. È sicuramente qualcuno in LPL allora, non in LCK. E uno di Perché non LEC? stanno. BB. Uno di LEC? Broken Blade può Brokenblade, sì. essere. BB, l'unico che ti viene in mente è BB per forza. In LPL e non in LCK. In Giustamente. LCK sta Sono un po' tutti mazzato. troppo belli. Allora, in LCK si sta rivalutando tantissimo Rascal, che effettivamente, come al suo solito, ha le sue 11 solo kill a partita. No, sto esagerando, ne ha fatte forse 11 nella stagione. Però fa un sacco di solo kill e devo dire le fa anche i matchup che non hanno senso. Io ricordo che l'ho visto fare solo kill da Gragas into Gwen a livello 6. Lui Gragas into Gwen, è un bel pazzoide. Rascal è di quelli che ancora ci fa abbastanza divertire in top lane in LCK. Se non è Rascal, più Zeus, certo, ma perché vabbè, i T1 sono dominanti, quindi vedi, arrivi a vedere il loro top laner fare delle cose che non fanno gli altri top laner, ma perché è il top laner dei T1? Non me ne voglia Zeus, che io reputo un talento da uno su un miliardo. Però sì, in LCK si è un po' addormentato con lo stile, magari è in LCK e in LPL che hanno ancora quei Jax, quei campioni che prendono, spaccano il game da soli, e che le Camille, i Jax, i Tryndamere che giocano ancora molto Quanto è bello protagonisti e non Tryndamere. dello spaccascafo. Quanto Quanto è bello Tryndamere. è bello? Per niente. Senti, tornando alla domanda che È il ti volevo Tryndamere fare di prima, che Rookie abbiamo 5 poi. minuti alla chiusura, quindi te la faccio di fretta e furia, in realtà era di Avataro, che voleva sapere se tu avevi dei consigli, ma io qua volevo allargare un po' l'argomento, da darci per quanto riguarda il co-streaming delle partite di PG, perché sì, noi due facciamo il co-streaming delle partite di PG, non so se lo sa. Ah, l'hai Li ho visti, visto? secondo me, io vi sono andati a vedere. Soprattutto mi sono rivisto la partita che gli Atleta hanno recuperato 17 miliardi di gol sotto contro gli Axelot all'andata. Perché, vabbè, mi sono giunte le clip, nel senso su Twitter si vedeva il buon Revillage sgolarsi, imprecare, disperarsi. È stato Dovevo un farlo, bellissimo. dovevo farlo. Allora, secondo me i co-streaming. Allora, io ne ho visti, ne ho girati alcuni di co-streaming, ovviamente, perché vabbè, mi piace vedere il cast, mi piace studiare i cast, mi piace guardarmi intorno. E devo dire, io di nuovo qui non posso non passare per paraculo o per lecchino, però devo dire che state facendo un buon lavoro. Probabilmente è il co-stream meglio strutturato e più personale. Hai proprio la sensazione che si ha quando vai ad ascoltare una telecronaca Sky con il cronista di parte, o quando ti metti una partita da magica con la radio romana sottofondo. Quindi È proprio il quello che vibe è volevo quello giusto. raggiungere, Rischio. Il vibe è quello giusto, il vibe è quello giusto. Poi vabbè, il discorso appunto per un co-stream secondo me è diversissimo rispetto a un cast. Assolutamente, Quello sì. di PG.
Quindi reputo la vostra una missione assolutamente riuscita. Non ha, non, riguardo ai tempi di casting, l'insight dipende poi quanto ce ne volete mettere. Non sarebbe neanche giusto decidere che io so come lo dobbiate fare, perché comunque è una cosa molto ad persona, mi dipende molto dal vibe che volete dare voi. Quello è il bello, la libertà. Però l'importante è che ti piace, ti diverte. A modo nostro. Ed è un bel, se fossi un tifoso d'atleta mi verrei a vedere il costring di atleta, quindi è quella, la missione è riuscita. E se non fossi un atleta e sentissi il costring di atleta, simpatizzerei per atleta, quindi assolutamente missione riuscita. Grazie, davvero grazie. Walker. Io non so che dire, vado a commuovermi in un attimo. You made my day today. Il cast così, non so se mi verrebbe di fare un cast così fervorato, così di pancia. Forse mi stessi commentando, sì, forse se avessi a finale MSI i T1 o i Damwon contro un'europea e fossi su PG, allora lì mi infervorerei a difendere i miei beniamini, però può essere. I Damwon contro l'europea. Fischio, porta questo momento al presidente e chiedi un aumento. Sì, tranquilli, è tutto editato. grazie mille, il capitano. Veramente, ecco, lancio una provocazione. Sì. Vorrei vedere più co-stream, perché al di là di tutto i co-stream sono pochi e non tutti hanno un'identità, a prescindere da quale sia, a prescindere che possa piacermi o no. È una cosa che lancio come provocazione anche alle altre organizzazioni, perché il PG Nuts ha dato questa opportunità che secondo me è enorme per fare brand awareness, che sì, ce n'è gran bisogno, perché lo sappiamo tutti, costa mantenere un team e i ritorni bisogna cercarsi, bisogna attivamente andare a trovare il return of investment laddove è possibile, e il modo forse più diretto e legato alla performance del team, legato al campionato stesso del team, è fare il co-stream. Quindi no, da invitare più team a farne e avere un po' più di varietà, perché funziona, la formula funziona, l'abbiamo visto in tutti gli sport tradizionali, avere gli stream della squadra. Io che sono un grande tifoso di sport americani in generale, le partite di NBA hanno un commento ed è fatto da quello stadio lì. Non c'è la broadcast crew della ESPN, ci sono anche gli interventi della ESPN a fine partita, ma se c'è la partita dei Miami Heat a Miami, c'è la caster crew di Miami. Sì. Se c'è la partita dei Lakers, c'è la partita dei Los Angeles Lakers. Siamo a Los Angeles, ma c'è una partita dei Clippers, c'è la caster crew dei Clippers. Quindi questa cosa funziona. Bella questa cosa, non la sapevo. Di... Sì, sì. Ogni volta che si collegano con una partita, c'è la caster crew di quel posto lì. Ah. L'announcer, cioè le voci le riconosci, sono quelli di quella squadra lì, ed è sempre un po' di parte. Lì poi c'è anche ovviamente la cultura del siamo già a casa nostra, sappiamo tutti che stiamo giocando da qui, non è troppo di parte, però il cast è nostro, è del nostro stadio, ecco. Bello. Molto bello, molto bello. Dice che tra l'altro ti rispondono, non tutti hanno questa regia. In realtà Elvis, tra l'altro ti ringrazio per averlo specificato, gli unici che fanno co-stream oltre da te sono GG e Mashko e Samsung Morningstar. Tra l'altro, proprio dei GG in realtà, volevo sottolineare questa cosa, perché mi pare che loro abbiano iniziato, se c'è Artan ancora gli chiedo di confermare, abbiano iniziato a fare co-streaming dopo, con il campionato già iniziato, e l'altro giorno spulciando l'Wikipedia, il co-stream dei GG non era segnalato, per esempio. Ah, che, infatti io non lo sapevo. Vedi, non lo sapevi neanche tu. Io per caso l'ho trovato, non peraltro, forse l'avevano scritto in qualche loro tweet, ma l'ho trovato per caso questa cosa, per esempio, mi dispiace. Okay. Perché di Mashko lo sapevo, perché già da parecchio tempo in casa Mashko, anche ancora quando Raresh non era in campo, lo faceva con Korax, c'era già attività. Sì. Quindi Mashko lo sapevo. Del vostro l'ho venuto a sapere attraverso, cioè, immaginavo, vista la vostra infrastruttura, che lo faceste, e infatti poi ho avuto riscontro nel trovare le clip del famoso comeback. Dei Samsung, purtroppo sono arrivati alle cronache non vabbè, esattamente gratificanti, quindi di questa in realtà lo sapevo, non sapevo dei GG, che tra l'altro mi farebbe molto piacere, perché stanno facendo molto bene, un'org di cui essere fieri. Ci sono anche i potrainer italiani, quindi c'è un po' di cuoricino per Tava Shredder ovviamente, però sì, non vado a vedere anche quello dei GG Esports. Vedi, abbiamo imparato tutti qualcosa di nuovo. Tra l'altro fanno tutti, ovviamente dicono che è meno male che c'è la regia, che ci pensa la regia. Che noi facciamo pubblicità pure i nostri competitor. Come vi ho già detto più e più volte, mi piacerebbe che fosse chiaro. Perché noi siamo tutti fratelli. Come messaggio, siamo all'interno di un campionato e ci siamo tutti e otto. E quindi come tale è giusto che esatto, tutti e otto cercano di farsi conoscere come tutti e otto, non come certo, single. Ma ne avete tutti, tutti ne hanno da giovarne, perché... Esatto. Certo,
se il vostro sforzo viene anziché appunto moltiplicato per zero, perché siete soli a farlo, viene anzi, cioè la vostra, il vostro lavoro che si scontra col lavoro di brand awareness in un'altra squadra, siete in due ad accrescere, ci moltiplichiamo insieme. Vagliela a spiegare, siamo competitor. Sì, proprio per quello mi sono preso la libertà di provocare questa cosa. Di farli questi costream, perché cavolo, c'è già un investimento enorme a monte, perché ripeto, lo sappiamo tutti che costa mantenere un roster, costa mantenere l'infrastruttura. Facciamo anche lo sforzo del costream, che porta sicuramente tanto alla causa del team. E poi prima o poi vedremo anche Gabbo dedicarmi un'intervista di lo deve fare visto che certo. Come non sono ancora venuti dopo dopo gli scrivo a Gabbo pure io, gli dico che non lo metto più negli All Star Team se non viene a fare le interviste con voi. Con noi viene. Ha promesso in tempi antichi, tipo, dopo la prima giornata del PG, sì, che sarebbe venuto in winning interview dicendo dedico questa vittoria a Vischio. Ogni volta si dimentica. Dice che c'ha altre creative da fare, Gabbo. C'ha altre cose da fare, esatto. Altre gag. L'altro giorno ci ha mandato Xonix apposta, perché sennò non... E contro gli Axolotl ovviamente ha perso appositamente. Ma questo è un altro discorso. Sì, per non farti fare l'intervista. Per non regalarti l'intervista. Vabbè, io avevo messo prediction ovviamente atleta, e non mi avete dato una mano. Perché tra l'altro c'è la corsa aperta per il titolo del Superior Analyst, in cui ci sfidiamo a Sony Prediction Tracast. No, Twitter è primo. Tracaster sei il primo, però. Sono pari merito con Eddie Noise. Sì, abbiamo allungato di un punto su Moonboy perché si è voluto lanciare in questi Samsung vincenti su sull'ultima giornata contro eSports Empire, credo. Contro eSports Empire, Dio. Sì. Karen l'ultimo, giusto? Vegarton R, sì. È Karen l'ultimo? Voleva fare l'unperfect split. Karen abbiamo fatto i conti. Ovviamente se no non c'è partita. Dovevamo per Karen contare. Se tutte le sue cose sbagliate fossero giuste in relazione... Cioè, la differenza tra le partite totali e quelle che ha sbagliato sono il suo reale punteggio. Certo. Non so se... I punti che non ha fatto sono nel suo reale obiettivo. È tipo, no? Tipo golf. Esatto. Cioè, ma cosa devo andare a pescare per capire questa cagata? Cioè, ma perché? Bellissima, esatto. Nel senso positivo, ovviamente, bellissimo. Esattamente, quindi se poteva azzeccarne 48, ma ne azzeccate solo 15, la differenza è buono, bellissimo, lo dobbiamo fare noi. È un po' indietro, mi pare che sarebbe a 30-29, quindi sarebbe lì con Moonboy, sarebbe lì con Etruria. Ok, bellissimo, molto bello. Senti, stanno parlando proprio di questo, i Samsung una partita la vincono, arriverà a questo momento, mancano una con gli Axol e tra l'altra con un team che non ricordo, gli Outplayed. No, la vincono? No, non ce la fanno. Contrabbandieri Squalo 73, huge fan, sono molto grato del tutto il tempo che hanno dedicato anche alle interviste, il fatto che si siano prodigati a venire in losing interview in una situazione per nulla comoda è una cosa che apprezzerò all'inverosimile. Tra l'altro sia Counter che Coach Trap quando sono venuti hanno sempre dato degli insight preziosissimi di gioco giocato, quindi non di frottole, non di chiacchiere, sono stati molto bravi. Però la battuta d'arresto di questa settimana mi ha molto colpito, perché vederli fare male ai Machko e non riuscire a fare follow up mi ha disilluso una volta per tutte, temo. Mi ha proprio dato l'idea che la stanchezza e la pesantezza d'animo abbia fatto rimandare tutto a più avanti. Non c'è più la seria intenzione, la voglia, il drive di portare a casa una partita, almeno una partita di livello. Le squadre comunque sono di livello e non possono passeggiare contro nessuno. Quindi dovrebbe entrargli un game in autopilot vinto e non lo reputo possibile. Stanno un po' autopilotando, ecco, quello che vuol dire che stanno... Okay, e lo possiamo concedere sullo 0, sì, sullo 0-12. Stanno giocando un po' finalmente in autopilot, hanno mollato un po' e... Non credo ce la faranno a battere gli Axolotl, che hanno disperato bisogno di vincere, gli Outplayed hanno disperato bisogno di vincere, quindi come dicevate voi anche prima, vi stavo ascoltando, sì, non hanno neanche il lusso di andare contro una squadra per cui la classifica è segnata. Neanche a dire che, appunto, giocando un po' autopilot, giocando molto... elementare se la possono portare a casa. Credo saranno partite con degli Axolotl e degli Outplayed assatanati, sì, decisamente. Più che altro perché proprio gli Axolotl contro GG io negli ultimi periodi li sto vedendo, sì, gli Axolotl e GG nell'ultimo periodo li sto vedendo proprio con il sangue agli occhi, con la rabbia di far vedere quello di cui sono capaci, e lo stanno dimostrando più e più volte.
proprio per fare un sunto, e non perché sì, Susi, anche tu sei abbonata, è stata un'altra retata del presidente, basta capita. Basta rimanere qui, vincere una partita. Sì, basta essere qui quando si vince la partita e poi arrivano tipo abbonamenti regalo così. Anche questo è molto bello. Giocatore del campionato che vi sta stupendo di più, il mio a mani bassi, ed anche giovanissimo. Sì. È abbastanza easy per tutti, è il mid laner con il KD migliore in IRL al mondo. Sì. Quindi... è incredibile. E oltre a quello devo anche però posso dire che anche Raresh mi sta stupendo, sì, perché arriva, puoi dire. Arriva dopo uno split da membro del coaching staff, arriva dopo uno split in cui è stato il miglior solo queuer italiano, tra l'altro non molti sanno che è stato sì, non ricordo. Signora di Kerry Creon, no, era con Creon che se la batteva all'ultimo, mi pare. In assoluto, però non solo nel ruolo, era no, in assoluto, in assoluto di... sì in assoluto, quindi mi ricordavo. E quindi no, è anche Raresh, mannaggia se anche Raresh può dirci sorpresi, dei numeri pazzeschi, non solo per l'identità dei campioni che è andato ad imbracciare in quella botte, ma anche perché la volta che ha preso un marksman ha fatto quello che ha fatto, si è fatto, cioè, ha fatto. Ora tocca a me per carriare, ecco come si fa. con un marksman ci ha perso, anzi con due ci ha perso, se non sbaglio. Sì, ha perso, quando ha fatto marksman ha perso. Sì. Io dico Kerberos per la sua pazzia nel forzare il backdoor con qualsiasi champ. Si chiama disperazione quella. Allora vedi, primo in Italia finché non l'ha superato Darkry con 1350 punti. Grazie mille, Bang. Ci sono anche gli insight, okay, da voi, grazie mille. Ma support non vale, support non vale. Bravo! Lo sapevo. Tra l'altro, non so se hai seguito la challenge di Tyler One. La challenge Tyler One non l'ha ancora fatta da support, perché dice l'ha finita. Ha fatto tutti e cinque i ruoli, ci ha messo, ci ha messo 2 secondi, ci ha messo 500 game, è arrivato instant dal rank a challenge da top laner, mamma mia, la top laner ci ha messo un casino. Sì poverino. Infatti poi ha fatto la classifica per i ruoli più difficili e più semplici, e per lui il più difficile in assoluto è la top lane. Anche più di carry da solo Q, sì, ha detto che la top lane è la più difficile in assoluto. Wow. Era una season diversa. 5 medaglie adesso diverse. Probabilmente è un po' stupido il gameplay di un top laner solo per Q, via della breaker, ma tanto poi lo toccano nella 12.5. Sì. Vedi? Ci siamo dimenticati. Sta finendo il tempo, non voglio spoilerarlo. No, lo spoileriamo al volo, e in realtà il tempo è già finito. Ok, allora il nerf secondo me non sarà abbastanza. Però è qualcosa. Il nerf è che semplicemente i ranged ottengono meno resistenza dall'Allbreaker. Che tante meno resistenze. Urgot è considerato ranged ancora. Sì. Quindi Graves non lo vedremo più con l'Allbreaker. Gnar. Noi lo vediamo lo stesso, raga. Ah. Perché non dovremmo più? No, aspetta, non solo meno resistenze. Non solo. Anche meno potenza al minion, mi pare. Ok, questa vado cosa la sfuggito. Solo i ranged, però, questa cosa. Solo i ranged, yes. Quanto sono diminuite? Vediamo. Allora, aspetta, te lo metto oggi anche non ho potuto scaricare a schermo intero. È la 12.4, giusto? Scusate, 12.5. Scusate se non mi vedete, ragazzi, ma vedo il meno resistenze a te e al minion. Okay. E da 20.60 passa a 10.30 per i ranged. Metà dimezzato. E anche dimezzato per quello del minion. Metà esatte. Dimezzato. Allora, gli angoli in cui prendi top laner da top laner ranged e gli fai fare comunque quel playstyle lì non cambiano, perché comunque però questo è un grosso nerf per Graves B1, eh? Questo per il blue side è gigantesco. È vero. No, effettivamente sì. Non, un nerf è un nerf, però nel senso non è che se mi prendono, non è che se mi fanno effettivamente Graves B1 che andrà per spaccascafo si aggiunge agency nella mia draft da lato rosso, no? Cioè nel senso è un po' meno forte, ma di solito in pro play e al massimo livello ragionano per cose che sblocca il champ, e comunque quella roba lì la può fare. La fa meno efficientemente, non ti distrugge la torre in 8 secondi, in 11 diventano 12. Penso lo facciano comunque di giocarlo. Adesso poi
vedremo. Con i numeri non sono tanto bravo, sarò sincero, finisco sempre col fraintendere un po' i numeri. Ad esempio mi ero lanciato in lucubrazioni folli sul fatto che quel rubavita globale messo sulla Gore Drinker all'epoca del cambio fosse addirittura un buff, prendendo un granchio clamoroso. Con i numerini c'ho un po' un feeling sfasato io, però ecco, sul fatto che la cosa rimanga possibile mi dico preoccupato, perché già è oppressivo come playstyle e sarebbe il caso di proibire tipo lo spaccascafo ai ranged, no? quello non lo vedrei mai. Diciamo che lo spaccascafo sta un po' dettando il meta similmente allo standard, cioè che vai a buildare quell'oggetto instant e se il tuo campione prende meno risorse da quell'oggetto vuol dire che è meno forte rispetto agli altri che lo possono fare come primo oggetto, cioè la vedo più o meno similmente così. Anche se lo standard lo potevano buildare più o meno tutti e non sì, avevano bisogno, però di la top era molto 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 importante, era troppo. Comunque questo era uno dei nerf alla top. L'altro nerf alla top è il range che prende Gwen con la E 50 di mezzato. 500. Quello è tanta roba in realtà. Giusto oggi abbiamo visto una kill di Canna messa giù proprio per quel motivo lì su ruler inside. No, quello sposticchia, quello sicuramente molti player saranno oltraggiati da questa cosa, anche bisogna perché dare di uno molto, sì, bisogna dare anche vita al tempo in certi casi, e Gwen non sarà più neanche flessibile perché hanno nerfato parecchio il danno ai campi, sui campi. Sì, sì sì, è vero okay. È vero, questo anche huge. È vero, sì. Sì, ecco, perde un bel po' di priorità come B1 pick, sì, proprio come dicevamo prima, no? A molti team piace fare il B1 vanilla che non ti committa niente della draft, anzi sì. Se è flexibile pure meglio perché tieni l'avversario al buio, quindi accresci il valore del pick B1 di questo tipo, e Gwen stava iniziando ad essere un tipo di pick simile, perdendo il flex e perdendo quella facilità d'esecuzione col bonus attack della E, probabilmente perde un po' di priorità, sì. Rimane un ottimo pick, rimarrà un counter pick fortissimo. Quando vogliono fare quella mostruosità della poke comp con Xin Zhao Gwen davanti, lo faranno lo stesso. Certo. Mamma mia, che brutta storia. Le due cupole di immunità ad area terribili. Ma anche Xin Zhao viene nerfata. Sì. Li stiamo distruggendo il mondo così. Vedi? Però, la durata della ultimate di Xin Zhao da 5 a 4 secondi. A 4 secondi, sì. E aumentano anche il cooldown di lei. Ci sta. Hanno anche scassato sti due champion, no? Eh già. No, lì, sì, certo, se il prezzo da pagare è che tornino è Karim e Udyr, non so se sono contento. Esatto. Però intanto Xin Zhao basta. Abbiamo avuto Lee Sin per 2 anni, quindi... Però è Karim mio fratello. Lee Sin è figo da vedere, o no? Quando insecca il carry nel team. Xin Zhao è veramente boring, è forte, innegabilmente forte. Ma è come quando, non lo so, giochi a un gioco di carte e ti spiegano che quel mazzo monorosso lì che tiri le botte in faccia all'avversario sì, è divertentissimo, è fortissimo, sì. È già una roba lì. Che bello il monorosso. Il monorosso, mono verde, stompi, è mono sì. Verde. Mono verde con gli elfi, sì. Questo con i rossi, con i goblin, sì. Ora io so che parleremo la stessa lingua, perché per fortuna c'è qualcuno che parla la stessa lingua con me, ma io tempo fa ho fatto il master su Runeterra. Quando c'era quel mazzo maledetto di full burn con Swain che calava ogni cosa che tu potevi, no, c'era che era Swain e mi pare Swain Sichuan o Swain okay. GP, cose che tu continuavi ogni turno, sapevi che dovevi prenderti almeno 3 danni, noia. E poi è nata Soraka, vabbè, ma quella è un'altra storia. We are done. Io rivoglio Yorick top, dove sta? Ecco, no, per esempio Yorick. Per esempio Yorick con l'Allbreaker. Se non sbaglio. No, era MSI. Sai che non mi ricordo. Quel pazzoide di Biopanther dall'Oceania con furore l'ha giocato Yorick. Ah, ecco, vedi. Però una parentesi. No, il pick non è forte. Proprio perché adesso gli play di Yorick lo riescono a fare campioni più forti di Yorick al prezzo esatto. Del comprare l'oggetto. Esatto. Ma siamo in chiusura e lo siamo da ben un quarto d'ora in realtà. Ti siamo divertiti, io spero che ti sia divertito anche tu. Assolutamente sì. Sono molto felice, quindi grazie per essere stato con noi, anche un'ora in più del dovuto. Grazie assai. grazie assai, spero di poterti riavere qui molto molto presto. E chiaramente in bocca al... Quando faremo i power rankings di MSI. Assolutamente sì.
Sicuramente, con MSI prenotato, eh? Per forza. Ti aspetto chiaramente per la sfondata di sushi e birra, ma quello è un altro in diretta. In diretta. Long due, la visita a Roma annuale, che sì, da un po' di... Mi passerei volentieri a trovare. Magari la finale del Summer. Come l'hai vista, Bangman? Come cazzo? Scusatemi, scusate. Come le ha viste le scarpe rosse? Bang, come ha fatto a vedere le mie scarpe, ragazzi? Ho avuto un'inquadratura. Avevate un'inquadratura dal lato prima, da cui forse si vedono le scarpe. Sì, ma non è che hai alzato il piede adesso, fino là. No, infatti. Ma ci sono i computer davanti. Non lo so, va bene. Comunque, scopriremo segreti di Bang. In realtà, Bang ci ancora spia una volta. La Cina. Ancora una volta. Grazie sì. mille. Ti saluto e spero di ritrovarti presto. E grazie soprattutto a voi che siete passati, avete salutato e ci avete condito il pomeriggio con le vostre risate. Quindi vi rinnovo l'appuntamento a domenica. Sì, let's go. Bravo, domenica abbiamo il Proving Grounds, giusto? Domenica Proving Grounds. Non mi sto ricordando contro chi giochiamo. Giochiamo contro gli Outplayed Academy. Domenica o lunedì? Ok. Visto che mi sto fidando di quello che si dicono, perché sennò sto dicendo cacate pure io. Va bene, ok. Domenica, ci vediamo qui domenica sera. Speriamo. Speriamo, ho detto ancora. Se ci arriviamo domenica. Se ci arriviamo a domenica. Sì. Tra poco inizierà l'LC. Buon LC a tutti. Buon weekend a tutti. E grazie per essere stati con noi. E buon Elden Ring. E buon Elden Ring, chiaramente. Importante. Ciao. Ciao a tutti.